seconda edizione di Pesce in Festa, una festa che voi pescatori di Casalvelino avete fortemente voluto. La prima edizione è stata un successo. Sì, sicuramente è successo, abbiamo tante di quelle richieste adesso. Speriamo che il tempo ci aiuti perché quest'anno è stato un'estate particolare e speriamo che riusciamo ad ottenere un buon prodotto dai nostri pescatori che hanno l'incarico di pescarci questi pesci per poi farli gustare a tutti i nostri ospiti. Ecco, come nasce l'idea di fare una festa del pesce, pesce pescato, diciamo, sulle nostre coste? Nasce perché grazie all'amministrazione ci ha dato la possibilità di sfruttare un'area riservata ai pescatori, quindi una struttura ben fatta, nuova, con tutti i servizi che ci possono avere per fare questa attività. E poi nasce anche perché noi vogliamo fare scuola didattica, pescaturismo e ittiturismo, tutto un progetto già finanziato anche dalla Comunità Europea. Speriamo che ci danno una mano in questo settore, in questa. Ecco, un modo anche per non far scomparire quella che è un antico mestiere, il mestiere del pescatore che oggi voi fate con passione e diciamo che è un'attività che va a integrare un altro reddito. È un'integrazione al reddito, sì, perché la Comunità Europea ci dice che il pesce non lo dovete vendere singolarmente, ma lo dovete lavorare. Quindi lavorare un chilo di pesce, venderlo al singolo, prendi 10 euro. Lavorato, trasformato, ne puoi prendere 30. Quindi vengono sfruttate meno le risorse del mare e più il pesce, il pescato e questi prodotti nostri.